Qui al CES di Las Vegas, al Showstopper, si vedono le novità più interessanti della fiera e con me c'è Michael Fisher. Sei una faccia nota perché è uno YouTuber abbastanza famoso. You're a famous YouTuber. Oh, is that what I was nodding along to? I'm not that famous, no, no. Ma è soprattutto un nostalgico. You like nostalgia, vero? I love nostalgia, I exist. E questo è il motivo per cui si è inventato insieme a Crackberry Kevin questa Clicks, tastiera fisica per iPhone. L'avrete sicuramente vista, è diventata virale. Non ha alcun senso, però è bellissima e ora ve la raccontiamo. Clicks è prima di tutto una custodia. L'iPhone si inserisce come si farebbe su una custodia tradizionale, ma non è Bluetooth perché c'è un connettore Lightning per l'iPhone 14 Pro o USB-C per l'iPhone 15 Pro e Pro Max, che sono gli unici tre supportati finora, che permette di collegare direttamente il telefono. Qual è il senso di un prodotto come questo nel 2023? Beh, che intanto, anche se rendiamo l'iPhone particolarmente gigante, beh, abbiamo più spazio per il contenuto. E poi l'altro che si è inventato questo prodotto un po' pazzo è lui. Si chiama Kevin, ma forse ve lo ricorderete come Crackberry Kevin, vero? Yeah, tu capisci l'italiano? You understand Italian? Not enough. Not enough. Food. I understand menu. Yeah. But you understand keyboards. I absolutely understand lui keyboards. Lui capisce le tastiere. Why this product? Just give me your elevator pitch. Dammi il motivo in pochi secondi perché. So number one, I get emails every single day for the last 10 years from people saying, when are buttons coming back to phone? Cioè dice, le persone gli mandano le mail dicendo, quando torneranno i bottoni fisici sui telefoni? But having that has always meant not having an iPhone, which we all want. Yes, ma tutti vogliono un iPhone e questo non è possibile se si ha un iPhone. So ci volevano ancora i BlackBerry. And if you think about it, an iPad, it's not weird to put a keyboard on it as an accessory. Dice, non è strano mettere una tastiera su un iPad, perché non su un iPhone? Why not on an iPhone? Why not on an iPhone? So that's why. What we do. Okay. It makes more sense to have the keyboard as an accessory than a phone with a keyboard built in all the time. So you can take it off if you don't want to use it. Diciamo, ha molto più senso avere un accessorio con la tastiera che si può mettere solo quando serve e non avere un telefono con la tastiera integrata che poi diventa ingombrante e pesante e non serve tutto il tempo. Il feedback fisico che restituiscono questi tasti è molto buono. Del resto non stupisce perché fra i progettisti che hanno aiutato i ragazzi di Clicks a creare questo prodotto c'è anche Joseph Hofer, che è stato il designer originale della tastiera di uno degli smartphone con tastiera più famosi di sempre, il BlackBerry Bolt. Clicks arriverà sia negli Stati Uniti che in Europa e costerà $139 per la versione per iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro e $159 per la versione per iPhone 15 Pro Max.